Mi spiace deluderti, non mi trovo in Cina, non sono a Pechino, bensì in via Paolo Sarpi a Milano. Perché mi trovo qui? Perché via Paolo Sarpi, che è il quartiere cinese di Milano, è all'angolo con via Nicolini. Via Nicolini, forse qualcuno si ricorderà, è un'operazione che abbiamo lanciato sul finire dell'anno scorso e che è veramente a un buon punto adesso, perché i lavori di ristrutturazione sono finiti. L'operazione è tuttora in corso, presente su Valore Condiviso, la piattaforma di crowdfunding dove è possibile investire i propri risparmi e prestare il proprio denaro e farlo fruttare a rendimenti stratosferici. E quindi adesso vi faccio vedere a che punto siamo, i lavori sono ultimati, la casa è venuta veramente, non vi dico niente, ve la faccio vedere. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. La custode ormai è mia amica. Ok, sono arrivato al piano, la vecchiaia comincia un po' a farsi sentire, ma prima di entrare voglio farvi un piccolo flashback di come era prima attraverso il video. Le condizioni chiaramente sono piuttosto critiche, nel senso molto disordinato e completamente da ristrutturare, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Vedete sia i pavimenti, i muri sono qui molto scrostati, quindi saranno anche da rasare oltre che da imbiancare, ok? Vedete anche qui c'è tantissima roba che è stata accatastata, qui c'è una specie di letto a castello che è anche abbastanza conciato. E andiamo a vedere la parte di bagno. Vediamo se si accende anche questa luce, perfetto. Il bagno è molto piccolo, in condizioni pessime anche questo, e qui abbiamo la nostra vasca. Ecco, bene, ci troviamo in quello che è il soggiorno con angolo cottura. Vi ricordate, qui quest'area era veramente sporchissima, piena di olio incrostato e si trovava in condizioni veramente abominevoli. Abbiamo optato per questa cucina su misura con il pensile sopra e questi faretti, vediamo se mi ricordo come si accendono, ok, con questi farettini sopra e un piccolo tavolo sul lato destro che cerca di sfruttare bene lo spazio. Qui abbiamo un eventuale spazio per la TV con il suo piccolo divano. Vedete, tutti gli spazi sono pensati molto bene e sono stati veramente ottimizzati per sfruttare ogni singolo centimetro. Grazie Matteo, che hai fatto un ottimo lavoro. Vedete, qui il bagno è stato completamente rivisitato e spostato perché non era in realtà in una posizione completamente funzionale e adesso si trova a metà esatta tra sala e camera ed è molto più efficiente. Andiamo adesso nella parte notte e bagno. Ecco qua, vedete, c'è qualche piccolo dettaglio di arredamento. Anche qui il colore dei pensili richiama quello della cucina con un bel verde, e anche nella zona doccia sono state messe queste piastrelle un po' atipiche e simpatiche. Tutto sul lato destro, vedete, corre questo armadio che cerca di dare più spazio possibile. E qui a sinistra abbiamo la zona notte, appunto, con questo ampio matrimoniale, le sue luci, lo spazio per qualche libro. E vedete, qui abbiamo la nostra finestra che dà su via, non mi ricordo che via è, ma direi che non è importante. Però adesso c'è un po' di nuvole, in realtà qui entra una bella luce che illumina tutta la casa e arriva fino dall'altra parte. Vedete, è una casa a ballatoio, come si dice, o vecchia Milano, l'avevo già spiegato nel vecchio video, che soprattutto qui in centro a Milano è una tipologia molto apprezzata, soprattutto negli ultimi anni, e sta prendendo particolarmente piede e soprattutto si sta aumentando molto come valore. Lo vedete quell'angolo laggiù? Sembrerebbe un angolo abbastanza anonimo, per me invece è un angolo pieno di significato, perché stavo per morire nel corso della prima visita quando il gatto del vecchio proprietario mi stava per sbranare e per azzannare con le sue unghie. Ecco.
Ecco, quindi sono vivo, sono riuscito a cavarmela. Peccato che adesso non lo posso salutare, ma tutto sommato sono contento perché l'abbiamo un po' spaventato quella volta. Quindi spero che la casa vi sia piaciuta, è stato fatto un grandissimo lavoro dei miei collaboratori, del nostro architetto Matteo, della nostra ditta di ristrutturazione, ha lavorato veramente molto molto bene e quindi sono contentissimo di come sta andando. Da lunedì sarà ufficialmente in vendita e quindi andremo nella parte finale dell'operazione, operazione che è stata lanciata, vi ricordo, su Valore Condiviso e quindi si appresta nella fase finale, quindi della vendita e poi della restituzione del capitale oltre gli interessi ai nostri investitori barra prestatori. Quindi se anche tu non ti sei ancora iscritto su Valore Condiviso e sei tra i pochissimi che ancora è rimasto in questo gruppettino, iscriviti subito e partecipa ai prossimi progetti che lanceremo indicativamente, credo i primi di settembre. Arriveranno due progetti super interessanti e te lo dico già in anteprima, quindi preparati. E niente, ci vediamo sulla piattaforma, ci vediamo su YouTube e sui canali social Instagram, Facebook. Ci vediamo nei prossimi video e i prossimi progetti. Alberto Papa, un abbraccio.